Svolgiamo audizioni informali sul disegno di legge numero 1650, imprese sociali di comunità. La prima persona che sentiamo è la dottoressa Eleonora Vanni, coordinatrice della consulta impresa sociale del Forum del Terzo Settore. Buongiorno, dottoressa Vanni. Prego, Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno per a 10 voi. minuti le do la parola. Grazie. Allora, innanzitutto esprimo a nome del forum apprezzamento per il disegno di legge che sicuramente arricchisce la strumentazione imprenditoriale alla quale potranno far ricorso i cittadini attivi, ma gli imprenditori sociali e anche le realtà associative dei territori per riattivare appunto territori e rispondere meglio a esigenze di comunità, diciamo, disagiate. Come riportato nella relazione di presentazione al disegno di legge, si tratta appunto di iniziative dal basso che vedono la compartecipazione di più soggetti. A questo proposito, noi sottolineiamo che si tratta quindi di favorire la nascita e la crescita di esperienze che sono esperienze multiattore. Proprio per le caratteristiche che hanno e per le caratteristiche che consegna anche la stessa normativa, che quindi potranno rivitalizzare le aree nelle quali si realizzano, mettendo a sistema e in movimento una quantità di risorse provenienti anche da soggetti differenti. A questo proposito, appunto, sottolineiamo come forum che si tratta di iniziative dal basso, anche animate da gruppi spontanei di cittadini, ma spesso anche da quello che c'è o da quello che rimane in certi territori di realtà associative o altri enti del terzo settore. In questo senso riteniamo che potrebbe essere utile prevedere che tali attività di animazione e aggregazione territoriale, finalizzate naturalmente alla promozione e creazione di imprese sociali di comunità, possano essere ricomprese fra le attività a cui si fa riferimento rispetto a questo soggetto, quindi a quelle del 5-ter proposte nella DDL in oggetto. Inoltre, un altro tema che sollecitiamo anche raccogliendo le indicazioni di numerose associazioni che rappresentano la disabilità o comunque la fragilità di una serie di soggetti, è che un elemento di qualificazione e comunque una finalità principale, sicuramente, e quindi una finalità che dovrebbe essere esplicitata, quella di promuovere la permanenza o il rientro delle persone svantaggiate nel territorio su cui insiste il progetto dell'impresa sociale di comunità, ponendo attenzione sia ai servizi, perché sappiamo che soprattutto per le persone anziane o per le persone con disabilità questo rappresenta un problema fondamentale, ma anche alle opportunità di inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati, cosa che peraltro il DL 112 sull'impresa sociale già prevede. Riteniamo anche che sia necessario appunto rafforzare, prevedere anche una collaborazione poi importante fra tutti quei soggetti che sui territori possano, oltre che promuovere, accompagnare e fornire gli strumenti adeguati a sostegno della creazione di impresa, perché noi sappiamo bene, anche nelle esperienze che già ci sono, che gruppi di cittadini hanno la volontà, ma hanno anche bisogno poi di una strumentazione e di competenze ad hoc. A questo io credo che si aggiunga, rispetto al fatto che il nostro impegno deve essere quello di costituire imprese sociali di comunità, ma anche di farle vivere nel tempo perché possano appunto restituire davvero ai territori
quella socialità e quella produttività che è nelle loro finalità, noi crediamo si aggiunga la necessità di un chiarimento rispetto allo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali, perché in qualche modo se ne lascia comprendere la possibilità, ma non si definisce in misura chiara. Allora, rispetto a questo e a qualche altro elemento che non è esattamente definito nel disegno di legge, noi crediamo che sia importante farlo per un motivo molto semplice, perché auspichiamo la piena e tempestiva operatività di questa legge. Parlo di tempestiva anche a proposito e nell'ottica di cogliere con questo soggetto quelle opportunità che il PNRR mette a disposizione delle aree degradate, delle aree interne. Quindi questo è un tema appunto che ci sta a cuore perché no, non ci sia poi necessità di ulteriori interventi. Sottolineo poi alcuni elementi più specifici, poi naturalmente c'è la memoria con anche indicazione più specifica degli emendamenti proposti. Uno riguarda il sostegno all'innovazione che questi soggetti possono non possono, che questi soggetti rappresentano nel territorio. E crediamo che le imprese sociali di comunità si inseriscono a pieno titolo fra le esperienze di innovazione sociale. E quindi riteniamo che le imprese sociali di comunità, così come tutte le imprese sociali, a buon titolo possano rientrare anche fra le start-up innovative a vocazione sociale. E sappiamo che in questo ambito, insomma, importanti ci sono anche risorse e attenzioni dedicate, perché l'innovazione sociale non passa solo attraverso l'innovazione tecnologica, partendo pure dal presupposto che le imprese sociali di comunità possano essere fortemente aiutate e supportate anche dall'innovazione tecnologica. Altri due elementi sempre a proposito di risorse, l'accesso al social bonus, perché le imprese sociali di comunità sono molto spesso interessate dalla rigenerazione anche di beni pubblici e quindi c'è la necessità sia di risorse appunto per la rigenerazione, ma poi, come dicevo anche prima, la necessità che questi beni poi siano beni che hanno la capacità di sostenersi. E quindi raccomandiamo di prevedere che anche le imprese sociali di comunità, così come le imprese sociali tutti, possano essere fra gli enti beneficiari dei social bonus. Così come è importante il tema del super bonus del 110, perché anche questo è un supporto significativo alla ristrutturazione. E noi sappiamo che molto spesso, soprattutto nelle aree interne, è fondamentale la ristrutturazione di una serie di immobili al fine di metterli a disposizione poi della comunità e soprattutto dell'impresa e quindi della rigenerazione economica e sociale. C'è poi l'altro tema dei beni confiscati, quindi che anche questo soggetto possa avere una sorta di prelazione all'acquisto dei beni confiscati, ma soprattutto riproponiamo a proposito delle imprese sociali e delle imprese sociali di comunità una proposta che più volte è stata avanzata e che è quella di destinare una quota del Fondo Unico di Giustizia, che è il fondo al quale vanno le risorse delle aziende confiscate anche economiche, alla appunto riattivazione di questi beni. Sappiamo che spesso questi beni sono abbandonati da tempo e che rigenerarli richiede risorse particolarmente significative. In ultimo, perché credo il mio tempo sia anche esaurito, c'è il tema della armonizzazione con le leggi regionali. Sappiamo che questa esperienza è sostanzialmente nata ed oggi ha delle esperienze a livello nazionale dalla cooperazione di comunità. Quindi in più regioni, Emilia-Romagna, Puglia, Abruzzo, Lombardia, Toscana, ci sono
la Regione ha normato questa tipologia, quindi la necessità di un tempestivo di una tempestiva armonizzazione con le leggi regionali. Tutto questo sempre al fine di non creare fra il disegno di legge nazionale e poi l'operatività a livello territoriale dei tempi che potrebbero rallentare l'attivazione e la promozione di questa forma di impresa. Queste cose che io ho detto le abbiamo poi anche specificate in forma di emendamento, questo sta nel documento che la segreteria del forum ha inviato alla Commissione. Grazie. Dottoressa, molte grazie, un contributo estremamente utile. Do la parola adesso all'Alleanza delle Cooperative Italiane, che è rappresentata da Giancarlo Ferrari, direttore di Legacoop, da Filippo Turi, direttore AGC, Marco Venturelli, segretario generale Confcooperative, Toni Della Vecchia, capo servizio legislativo e legale Confcooperative, e Marco Iengo, responsabile ufficio fisco e legislazione di Legacoop. Non so chi di voi concretamente prenderà la parola. Comunque, vi prego di Grazie, collegarvi e cominciare. Prego. sono Giancarlo Ferrari e nel caso di domande o approfondimenti sarò coadiuvato dai colleghi, pur restando sempre nei tempi concessi. Ringraziamento innanzitutto per l'invito e un saluto al relatore, mi pare di aver Mi visto una scusi, dottor Ferrari. risposta. Sì. La pregherei, se è possibile, di stare più vicino al microfono perché non arriva perfettamente la sua voce. Sentite meglio adesso? Un po' meglio, sì. Va bene, io sto facendo quello che posso, ce l'ho molto vicino, ecco. E spero sia. Mi sentiate? Conferma? Adesso meglio. Bene, perfetto. Allora, ripeto, vi ringrazio per l'invito, un ringraziamento anche al relatore che vedo presente e ai firmatari, oltre che a tutta la commissione che ci ha rivolto questo gratitudine. Alleanza delle cooperative, il coordinamento istituzionale di Confcooperative, Legacoop e AGC, è un soggetto che ha promosso la nascita delle cooperative di comunità fin dal e la promozione dell'autorganizzazione sociale nelle aree svantaggiate fin dal 2010 circa. Oggi noi conosciamo in Italia un'esperienza di circa 250 imprese cooperative di comunità che svolgono un fatturato attorno ai 35 milioni e che occupano quasi 1.000 persone. Sono primi dati, comunque molto interessanti, che avevano bisogno però di un riferimento, di un quadro normativo quale questa legge ci permette di delineare. È un fenomeno relativamente giovane e che è stato animato da grande generosità e da grande interesse. Non a caso sono già 13 le regioni che hanno svolto delle attività legislative in riferimento alla definizione di questa forma dell'impresa cooperativa di comunità. E quando scontiamo anche, diciamo così, entusiasmo, spirito pionieristico e a volte anche una qualche sbaldaccine nel riferimento e nella definizione di questa tipologia, sottolinea però un grandissimo interesse che c'è per questa forma di riaggregazione comunitaria nelle aree svantaggiati, anzi a tutti gli effetti è l'unica politica industriale per le aree svantaggiate che oggi si conosca e che poggia su un'idea di auto-organizzazione dei cittadini. Una delle difficoltà che abbiamo avuto in questi anni è stata proprio questa, cioè quella di avere una sorta di inquadramento legislativo che ci permettesse di far diventare replicabile, confrontabile, sviluppabile, normativamente collocato nel luogo giusto la forma dell'impresa cooperativa di comunità. È per questo che noi salutiamo con grande interesse, con grande favore, l'ipotesi del presente disegno di legge. Noi abbiamo compiuto la scelta e suggerito in tutte le sedi possibili l'idea che le cooperative di comunità potessero essere riconosciute come una forma nell'ambito del mondo dell'impresa sociale, così come previsto, una nuova forma di descrizione dell'impresa sociale, così come previsto dal decreto legislativo 112 del 2017. E quindi la proposta attuale va esattamente in quella direzione, noi siamo fortemente favorevoli. Resta per noi una preferenza spiccata,
ritenendo che la forma cooperativa sia la forma preferibile e migliore per quanto riguarda l'identificazione di questo modello societario. Perché? Non per vizio d'origine o per marchio di fabbrica, ma perché noi riteniamo che le cooperative di comunità applichino i caratteri distintivi e caratterizzanti la logica di comunità in forma cooperativa. La porta aperta, tutti possono partecipare, una testa, un voto, si vota in ragione della presenza, non del capitale versato, che anche garanzia di democraticità, l'indivisibilità del patrimonio, quindi un'attività non lucrativa ma a vantaggio della comunità, l'obbligo di definire un contratto, un patto mutualistico alla base della scelta di promuovere l'impresa che dà trasparenza ed evidenza esterna, l'equa ripartizione dei vantaggi generati tra le persone e che le persone decidono come utilizzare e in che forma ripartire, e soprattutto e con grande attenzione anche al radicamento territoriale di queste esperienze. Detto questo, noi vediamo con favore quanto nel disegno di legge si pone come attenzione e preoccupazione per recuperare in parte o in buona parte anche la logica delle caratteristiche distintive dell'impresa cooperativa nella definizione di impresa sociale di comunità. Fatta questa premessa, andando rapidamente al merito, noi riteniamo che gli aspetti più positivi di questo disegno di legge siano identificabili in queste definizioni che rapidamente provo a riepilogare. Intanto, come dicevo, l'introduzione di questa fattispecie nuova di forma societaria nel decreto legislativo 112/2017, quindi dando una vita autonoma, distinta ma ben profilata all'impresa sociale di comunità, che ha come oggetto il contrasto al fenomeno di spopolamento, di crisi economico, degrado sociale e urbanistico. Due, altra caratteristica fondamentale e distintiva, la definizione precisa degli ambiti territoriali di operatività di questa forma di impresa, giustamente limitato perché ha nell'oggetto il contrasto a fenomeni di spopolamento in aree di declino economico e fortemente significativa, e la possibilità di svolgere attività ben precise e profilate senza che per questo ne siano precluse le attività previste di interesse generale del 112/2017. Qua su questo punto noi segnaliamo alcuni elementi di ulteriore specificazione, soprattutto per quanto riguarda ciò che nel disegno di legge è definito la collocazione dell'ambito di prevalenza operativa. È chiaro che noi siamo favorevoli e guardiamo con attenzione la definizione anche della prevalenza di attività in un determinato ambito territoriale. Ovviamente con la normativa secondaria andrà posta una qualche attenzione su qual è la struttura attraverso la quale si definisce questo ambito di prevalenza operativa, perché ad esempio se parliamo di utenza, noi sappiamo che il riferimento primario per definire la prevalenza operativa è la struttura dei ricavi, ma se parliamo di cooperative o di imprese, di conferimento in ambito agricolo o cooperative di lavoro, è chiaro che il riferimento alla prevalenza sta nella struttura dei costi, cioè quanto maggioritariamente nella struttura dei costi dedicati, pensiamo alle cooperative di produzione e lavoro, alla struttura dei costi del lavoro tra soci. Bene, quindi questo è assolutamente importante, come noi riteniamo possa esserci un approfondimento, su questo vi presenteremo una memoria e a seguire anche forse un qualche profilo di emendamenti da concordare, è molto importante il riferimento alla qualificazione della compagnia della compagine sociale che identifica i soci come soggetti residenti in quel territorio. Noi vorremmo capire o provare a ragionare se è sufficiente ragionare su una base sociale in via esclusiva o in via prevalente, assolutamente prevalente, di pure soggetti, persone fisiche o soggetti, persone giuridiche prevalentemente appartenenti a quel territorio. Adesso, per dirlo in battuta, da un lato per non rendere il terreno assolutamente impervio alla costituzione di queste strutture, per evitare la costituzione di comunità ibis che sono assolutamente fuori dal perimetro della portata e dello spirito di questo provvedimento, ma anche per vedere se quell'ambito aggregativo può avvalersi anche di amici, soci, persone che temporaneamente sono collocate in quel territorio, magari anche perché hanno la seconda casa, e che non in maniera prevalente ma possono concorrere con attività, risorse
e disponibilità allo sviluppo dell'impresa di comunità. Ancora, stando sulle caratteristiche distintive, noi vediamo che nell'articolo 1, comma 1, riferimento 5-ter del disegno di legge in oggetto, si fa riferimento al fatto che le imprese sociali di comunità e le cooperative di comunità, per svolgere la propria attività, dovranno dimostrare di svolgere in via principale le attività previste del comma 3 della legge medesima o uno o più attività anche dell'articolo 2 del 112, e quindi le iniziative di interesse generale. Se si tengono insieme le due cose come condizione necessaria, noi riteniamo che lì ci sia un errore di pena da correggere, noi rischieremmo il paradosso di avere delle imprese di comunità che svolgono tutte le attività tipicamente stabilite in questo disegno di legge, ma non essendo nelle condizioni di svolgere una delle attività di interesse generale del 112, non si vedrebbero riconosciuto lo status di impresa di comunità. E viceversa, è invece assolutamente corretto che imprese sociali che frequentano le attività di interesse generale del 112, per fregiarsi del titolo di impresa di comunità, dovranno frequentare alcune delle attività previste dal presente disegno di legge. Quindi l'idea è quella di, diciamo così, giungere ad una definizione di questo articolo che riconosca il titolo di impresa di comunità a chi svolge le attività qui previste, e che a quel soggetto non sia preclusa la possibilità di svolgere anche le attività di cui al 112. Ancora, sempre all'articolo 1, riferimento 4 bis, vi è una norma per noi molto interessante, che è la modalità, che chiamavo anche all'inizio, di inserire dei vincoli nella nascita, nella costruzione delle imprese sociali di comunità attraverso la definizione di modalità che garantiscono l'apertura alla comunità, la democraticità delle decisioni, l'equa ripartizione dei vantaggi, la ripresa di principi tipici dell'impresa cooperativa. Noi su questo siamo molto d'accordo, riteniamo che attraverso la normazione secondaria dovremo anche garantirci delle modalità di controllo molto definite e molto puntuali. Noi purtroppo abbiamo, diciamo così, la pelle leggermente scoperta su queste tematiche, perché abbiamo concluso qualche anno fa la raccolta di firme contro le false cooperative, e non sarebbe nostra intenzione obbligarci a riprendere una raccolta di firme contro false imprese di comunità. Quindi gli elementi distintivi e caratterizzanti l'impresa sociale con i caratteri di esclusività del territorio, prevalenza di attività e carattere di apertura, democraticità, per lo sviluppo delle aree territoriali indicate nel disegno di legge, sono un elemento qualificante, distintivo e molto importante. Da penultimo, perché sarei ambiguo a dire da ultimo, per una cosa da dire, da penultimo c'è una norma che per noi è molto importante e che, diciamo così, riteniamo abbia bisogno di una migliore collocazione nell'ambito del disegno di legge, e cioè è il riferimento alla norma di coordinamento con la legislazione regionale. Dicevamo già 13 regioni hanno legiferato. Per noi è assolutamente importante, riconosciamo l'importanza del livello nazionale, prioritario, definitivo, che è in grado di dare omogeneità e compatibilità allo sviluppo di tutte le forme di impresa sociale di comunità. Ritengo però si tratti di trovare anche le forme che in questo quadro di compatibilità, di coerenza con il quadro nazionale, della legislazione nazionale, permetta anche lo sviluppo o riconoscimento di determinate specificità di carattere regionale che potrebbero essere fornite anche per opportune modalità di finanziamento. Resta comunque per noi fondamentale permettere uniformità, replicabilità di queste forme sociali di comunità in un quadro definito, che abbia però anche alcune variabili disponibili alle legislazioni regionali, riconoscendo l'importanza e l'assoluta priorità di una legislazione quadro nazionale da non mettere in discussione. Da ultimo, noi riteniamo che per quanto riguarda la definizione puntuale di quelle che sono queste imprese di comunità, le cooperative di comunità, avremmo bisogno che nel disegno di legge ci venisse in soccorso un'ulteriore specifica. E
e cioè vi chiederemo di aiutarci a districarci nella cosiddetta lotteria dei codici Ateco. Cosa vuol dire? È evidente che queste imprese avranno una congenita multifunzionalità, svolgeranno attività non di esclusive, eccetera. E quindi sarebbe assolutamente molto importante poter capire come si possa introdurre codice Ateco primari multipli per le imprese in questi comuni montani nelle aree interne. Quindi svolgere una riflessione che possiamo fare anche comunemente, non siamo autosufficienti e non siamo in grado di sapere tutto. Se fosse possibile però orientare o meglio profilare attraverso la logica di codice Ateco primari multipli la possibilità di semplificare la vita di costruzione di strappate di concreto svolgimento delle attività da parte delle imprese medesime. Vi ringrazio per l'attenzione e torno a confermare l'assoluto interesse, disponibilità e soddisfazione che Alleanza e Cooperative ha per il varo e ci auguriamo anche un iter abbastanza celere del disegno di legge in oggetto. Grazie per l'attenzione. Dottor Ferrari, grazie. La parola adesso all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia, rappresentata da Zaccaria Spina, presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia della Regione Campania, e Roberto Gregori, collaboratore dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia. Prego, dottor Spina, immagino. Sì, grazie, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, signor Presidente, onorevoli senatori. Innanzitutto riporto il saluto della Presidente nazionale dell'Associazione, Franca Biglio, che ha inteso delegarmi per la presente audizione, ed il ringraziamento per l'invito e l'attenzione che viene dimostrata nei confronti dei nostri enti cosiddetti di minori dimensioni. Ricordiamo che sono quasi 5.600, su poco meno di 8.000 comuni, quelli che hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quindi oltre il 72% dei comuni italiani che occupano, presidiano, curano, svolgono manutenzione su oltre il 62% dei chilometri quadrati della nazione. E quindi tramite l'ANPI ci sono tantissimi sindaci che si sentono coinvolti nei dibattiti che portano alla produzione di normative che quindi coinvolgono milioni di cittadini e amministrati. Quindi tutte le attività di consultazione, di concertazione risultano sicuramente un motivo di vanto per chi le promuove. Sappiamo benissimo che l'emergenza sanitaria ha posto in evidenza l'importanza dei comuni di minori dimensione, dei territori, rispetto a modelli di vita, di lavoro, di sviluppo che favoriscono da sempre invece le città e i grandi agglomerati urbani. Quindi si ritiene che sia giunto il tempo di riequilibrare il rapporto tra i piccoli comuni e le grandi città. Relativamente all'argomento in esame, quindi le imprese sociali in comunità, abbiamo visionato gli elementi messi a disposizione, anche noi abbiamo fatto pervenire delle osservazioni scritte e sicuramente ci sentiamo di esprimere un plauso ed una soddisfazione per le finalità del disegno di legge, per le delimitazioni territoriali che potrebbero essere ulteriormente migliorabili, entro cui fissare quindi la sede legale e la operatività prevalente delle citate imprese sociali di libera comunità. In effetti, lo scopo della norma, scopo nobile, è di produrre un impatto sul territorio e sulla società per contenere quindi gli effetti nefasti dello spopolamento, della chiusura di attività che causano degrado sociale, economico e conseguenti dissesti anche di natura urbanistica, anche di natura idrogeologica. In particolare abbiamo visto che la tipologia delle di tali imprese è una previsione abbastanza esaustiva e quindi racchiude tantissimi argomenti, tutti importanti. Noi, con riferimento ai nostri territori, abbiamo posto, diciamo, l'attenzione su alcune, quelle della lettera A, della lettera E, che parla del consumo dei prodotti agricoli locali, biologici e quindi le filiere locali
della raccolta e riciclo, ma anche quelli della lettera F, dove si parla della produzione e vendita dei prodotti di artigianato locale. Quindi è una, diciamo, tipologia abbastanza ricca. Relativamente alle delimitazioni territoriali, abbiamo posto l'accento quindi sulla lettera B, che prevede appunto i comuni fino a 5.000 abitanti che presentano tuttavia alcuni profili individuati dalla legge. Qui pensiamo che forse si potrebbe semplificare ulteriormente e prevedere semplicemente uno qualunque o più comuni con popolazioni residenti fino a 5.000 abitanti, quindi includerli tutti perché la tipologia del comune fino a 5.000 abitanti è più o meno simile, al di là dei profili aggiuntivi che poi sono indicati nell'articolo 1,2 della legge 6 ottobre del 2017, la 158. Quindi da questo punto di vista pensiamo che sia un disegno di legge abbastanza complesso, dove noi invece riteniamo che bisognerebbe spingere un attimino, bisogna specificare meglio e maggiormente le premialità, i vantaggi per la tipologia delle attività di cui parliamo. In effetti è previsto l'articolo 2, è stato detto anche prima del disegno di legge, che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, poi le regioni e le province autonome debbano adeguare la propria legislazione, eccetera, e quindi poi la previsione di esenzioni, agevolazioni di tributi locali. Quindi immaginiamo le IRAP o altri tributi di pertinenza locale, però francamente pensiamo che forse si dovrebbe spingere un po' di più su questo. Abbiamo visto pure come, ecco, c'è una sorta di prelazione per l'acquisto dei beni immobili confiscati alla mafia e poi c'è anche un, anche seppur generico, incremento del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Ecco, su questo noi pensiamo che si dovrebbe maggiormente definire, ampliare, implementare, altrimenti potremmo non vedere realizzare quelli che sono gli scopi, seppur nobili, di cui abbiamo parlato inizialmente e che hanno animato l'iniziativa legislativa. Quindi pensiamo che solo una forte spinta sugli incentivi e premialità possa fare in modo che gli effetti immaginati si attualizzino effettivamente nei nostri territori, altrimenti potrebbero rimanere, cioè fondato rischio che potrebbero rimanere delle previsioni. Io concludo rinnovando la totale disponibilità da parte di ANPCI ad offrire sempre e comunque il proprio contributo costruttivo ed offrire le proprie osservazioni e suggerimenti. Grazie mille. Grazie al dottor Spina. Do la parola adesso al ingegner Rolando Roberto, consigliere di Italia Solare. Salve, buonasera a tutti. Chiedo se è possibile condividere delle slide, qualora ci fossero problemi tecnici, proseguirei Sì, ulteriormente. si può? Non credo ci siano problemi tecnici, credo sia possibile. Prego. Allora, guardi, sì, se viene abilitata la possibilità della condivisione. No. Allora, vediamo un attimo se. E comunque non importa, ecco, perché vedo che non ho la possibilità di condividere lo schermo, ma proseguiamo senza nessun problema. Allora, grazie a Prego, tutti. prego. Porto i saluti del presidente Paolo Rocco Viscontini di Italia Solare e il mio intervento mira, diciamo, agli aspetti legati a imprese sociali e comunità energetiche. Quindi andrò rapidamente a riassumere alcuni aspetti generali e poi parleremo anche di neutralità fiscale. Il disegno di legge 1650 si riferisce in maniera specifica ai cittadini che condividono anche l'energia. Quindi, leggendo in maniera specifica l'articolo, attività e servizi finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo di energie rinnovabili.
Quindi questo disegno di legge può essere un valido strumento utile allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili per promuovere iniziative mirate sul territorio. Prima di ricordare che cosa sono queste comunità energetiche, volevo definire alcuni tra i benefici più rilevanti che possono portare questi nuovi modelli di sviluppo anche per le comunità locali. Sicuramente quella di favorire la transizione energetica e l'autoconsumo istantaneo locale, riducendo la bolletta e mitigando la povertà energetica. Far acquisire al cittadino e alle comunità locali una migliore consapevolezza sull'uso dell'energia autoprodotta, innescando azioni collettive per rivitalizzare le comunità locali e favorire l'inclusione sociale, che è uno dei temi più importanti. Costruire sicuramente relazioni mutualistiche del tipo win-win tra gli stakeholder, generando una vera e propria, un vero e proprio volano di economia collaborativa e stimolando appunto l'economia locale, creando l'occupazione. Un altro degli elementi fondamentali delle comunità energetiche è quello della riduzione degli impatti ambientali rispetto al modello energetico tradizionale, e questi, diciamo, sono gli elementi che effettivamente possono essere estremamente utili per il territorio. Ricordiamo brevemente che cosa sono queste comunità energetiche. Abbiamo avuto, con il decreto mille proroghe, abbiamo avuto un recepimento anticipato della direttiva RED 2 per le comunità energetiche e autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ed è stata avviata appunto in Italia un periodo di sperimentazione che è iniziato dal 1 marzo 2020 e terminerà a 60 giorni dal recepimento della direttiva RED 2, che attualmente ancora non è appunto stata recepita. Le configurazioni ammesse sono di due tipi: comunità di energia rinnovabile e gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Di che cosa si tratta? La comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo e controllato da azionisti. Questi azionisti possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali. Quindi questo è un aspetto molto importante. Comprese le amministrazioni comunali con l'obiettivo vero di offrire e fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello comunitario, quindi di quelle che sono le aree che hanno bisogno anche di un driver di nuovo sviluppo territoriale. La definizione invece di autoconsumo collettivo riguarda invece soggetti che si riuniscono all'interno di uno stesso edificio o condominio, quindi abbiamo queste due macro categorie: comunità energetica e autoconsumo collettivo. Perché sono importanti? Sono importanti perché ci sono comunque delle forme di incentivazione, ci sono anche delle possibili agevolazioni per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, e ricordiamoci che c'è un'incentivazione specifica per l'energia condivisa garantita dal gestore dei servizi energetici GSE, con durata ventennale. Come funzionano questi aspetti? Beh, sicuramente viene realizzato un contratto tra i soggetti facenti parte delle configurazioni, quindi abbiamo detto che possono essere all'interno soggetti privati, possono essere all'interno le amministrazioni locali, e quindi viene individuato un soggetto delegato responsabile della comunità energetica per poi gestire tutti gli aspetti amministrativi. Un aspetto importante che riguarda proprio il DDL 1650, oggetto di attenzione oggi, è quello relativo alla fiscalità per i soggetti privati e per le imprese, perché ci sono ancora alcuni aspetti che non sono chiari. Quindi queste configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche possono essere veramente interessanti in ambito di imprese sociali, ma occorre prestare attenzione perché ci sono ancora degli aspetti che vanno fortemente chiariti. Che cos'è che ha rilevanza fiscale? Il pagamento da parte del GSE dell'incentivo, che abbiamo detto è ventennale, del contributo a rimborso bollette e del valore dell'energia, nonché trattamento IVA imposta. Altro elemento che ha rilevanza fiscale è la restituzione da parte del referente delle varie di quanto appena detto, con trattamento IVA imposta, e poi il tema delle detrazioni fiscali, che secondo noi dovrebbe essere esteso non solo ai privati, ma anche a tutti gli altri partecipanti a questo tipo di configurazione. Quali sono i soggetti che possono e dovrebbero avere neutralità fiscale? Sicuramente condomini e persone fisiche, nonché le comunità di energia rinnovabile costituita anche da soggetti non commerciali, quindi ad esempio anche da associazioni non riconosciute.
Anche in questo caso la natura, la legge riconosce la natura non commerciale dell'attività di produzione di energia e sembra ragionevole che la disciplina sia la stessa applicata ai condomini e non solo alle persone fisiche. Ci sono aspetti da chiarire, ad esempio se si ha la costituzione della comunità in forma di ente commerciale, ad esempio cooperativa, o se il referente dell'autoconsumo è un'impresa commerciale, non sappiamo esattamente quale sarà l'aspetto relativo alla fiscalità. Citando la risoluzione 18E, regola solo il caso del condominio o solo persone fisiche, quindi in cui non ci sarebbero problematiche relative alla fiscalità, ma ci sono alcuni aspetti che non sono ancora chiari in tema di valorizzazione reddituale o meno dell'energia condivisa. Quindi l'interpretazione più aderente alla normativa è comunque nel senso che l'energia condivisa fra i membri non abbia rilevanza reddituale. E ci sono altri aspetti da chiarire, ad esempio in merito alla redistribuzione dei ricavi all'interno della comunità, e sempre citando la risoluzione 18E, sembra che non abbiano valenza reddituale per i membri del condominio di persone fisiche gli importi che vengono assegnati dal condominio a titolo di riparto dei ricavi del sistema di condivisione, ma se una comunità ente non commerciale ripartisce gli stessi importi anche a un membro della comunità che ad esempio è una piccola media impresa del territorio, questi importi hanno meno rilevanza reddituale? Quindi mancano delle risposte specifiche da parte delle agenzie fiscali. Tocco come ultimo tema l'aspetto detrazioni fiscali, perché questi sono tutti elementi che devono essere chiariti al più presto per permettere lo sviluppo anche delle comunità energetiche in queste nuove configurazioni. L'articolo 119 del DL 34/2020 prevede la possibilità di richiedere detrazioni fiscali per impianti fino a configurazioni di 200 kW e un importo massimo di realizzazione di 96.000 euro. Ecco, sembra che la detrazione possa spettare a tutti i soggetti che aderiscono, quindi sarebbe importante chiarire che le detrazioni fiscali possono essere anche per le attività di servizi e le imprese sociali, ad esempio, che possono realizzare queste configurazioni, possano beneficiare essi stessi della detrazione fiscale. Ultimo punto, se le detrazioni fiscali possono essere fruite su tutte le tipologie di immobili su cui vengono realizzati gli impianti di produzione o solo su quelli residenziali. Quindi anche su questo è un punto che rimane aperto, come anche quello che su quei fabbricati dove eventualmente queste comunità vengono realizzate in maniera mista fra soggetti privati, PMI ed enti locali. E con questo vi ringrazio. Ringrazio molto il dottor Roberto anche per essere stato rigorosamente nei tempi. Dobbiamo concludere per le ore 15, infatti. Do la parola alla dottoressa Alessandra Bonfanti, che rappresenta Lega Ambiente. Benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito. Le do la parola per 10 minuti, grazie. Grazie, buongiorno, spero che mi sentiate bene. La sentiamo benissimo. Bentrovati e grazie per questo percorso che armonizza anche un percorso legislativo di riconoscimento di un'impresa, di una capacità di fare economia di enti non economici, non prettamente economici, quindi che si iscrive perfettamente nel percorso della nuova legge del terzo settore, ma che aggiunge, innova e si cerca di dare una cittadinanza a percorsi di economie sociali molto particolari come quelli delle aree periferiche, dei piccoli comuni e delle periferie svantaggiate, dove appunto con questa precisazione di comunità ci si va a inserire in quella che noi chiamiamo l'economia civile, cioè un'idea in cui produrre economia e reddito è un'azione di benessere collettivo e comunitario, di accrescimento del benessere collettivo e comunitario, spesso in mano non propriamente a enti e settori economici, ma a corpi intermedi che svolgono attività anche economiche per accrescere la qualità soprattutto in situazioni più marginali, come quelle del recupero soprattutto della popolazione della residenzialità per quanto riguarda le aree periferiche
della SNAI e dei piccoli comuni, e situazioni più di degrado sociale vero e proprio come quelle delle periferie. Sono già state sostanzialmente nucleate le principali preoccupazioni o comunque focus che noi riteniamo vadano fatti ulteriormente su questa innovazione. Le principali sono di tre tipi. Uno è proprio l'armonizzazione non ancora compiuta con l'attuale definizione delle comunità energetiche, molto fortemente legate a risorse del PNRR. Come sapete, in questo momento noi aspettiamo l'attuazione, le comunità energetiche prevedono un finanziamento importante di 2,2 miliardi legati principalmente, anzi esclusivamente al momento, ai piccoli comuni. Non è ancora però chiaro qual è poi la traduzione imprenditoriale d'impresa per tradurre questo tipo di realtà, che di fatto si sta comunque affacciando in maniera al momento più spontanea sui territori, dove però ad esempio non possono essere in questo momento riconosciute le associazioni di volontariato. Dentro noi come Lega Ambiente ad esempio abbiamo promosso delle comunità energetiche, ma non siamo potuti entrare a pieno titolo dentro la compagine perché non siamo riconosciuti. Quindi questa è la prima contraddizione, no? Si crea un'impresa sociale di comunità inserita dentro la riforma del terzo settore, ma di fatto nella sua applicazione reale le realtà del terzo settore non possono veramente esercitare anche questa loro, volendo, questo salto nell'impresa sociale di comunità. Allora lì va veramente sciolta anche questo nodo, perché come è ben configurato nel vostro disegno di legge, nella vostra proposta di legge, c'è un mondo più ampio dell'economia che non è esclusivamente prettamente economico, ma è di economia civile, di economia sociale, che non è soltanto quello che abbiamo ereditato, pur con una grandissima innovazione, dalla legge 381 del 91 sulle cooperative sociali. Cioè non è solo quello di dare spazio ai lavoratori socialmente, insomma, con problemi sociali, quindi di integrare le disabilità dentro il mondo del lavoro, ma è un concetto molto molto più ampio, che ha trovato nuova cittadinanza nella cooperazione di comunità che si sta sviluppando in questo momento nel lavoro, ma in generale in quella che è la vocazione della cooperazione, del mutualismo cooperativo, che nella cooperativa di comunità ritrova in realtà un'ispirazione originaria, ma che deve trovare una declinazione legislativa propria. E sono fondamentalmente appunto tre, e ripeto, il problema della norma, che io vi chiedo, ad esempio, una delle richieste di Lega Ambiente, che segue i piccoli comuni e le realtà cooperative di comunità che per lo più si sono sviluppate in territori di piccoli comuni, è provare a fare delle sperimentazioni. Cioè questa norma come andrebbe a migliorare la qualità della vita delle attuali cooperative di comunità, dove va a risolvere delle problematiche, dove invece semplicemente si inserisce in un riconoscimento quadro che però non cambia, anzi in qualche caso potrebbe aggravare l'attuale effettiva esecuzione delle presenti cooperative di comunità. In questo momento quello che seriamente manca è questa armonizzazione, il fatto di andare a definire poi, e sicuramente andare iniziare a entrare anche negli emendamenti attuativi delle comunità energetiche, perché altrimenti è inutile citarle se poi l'attuazione della comunità energetica va in un'altra direzione, cosa che invece sarà una grande innovazione. Aggiungere, perché no, anche tutto quel mondo dell'economia circolare, che invece non è citata, e che se non le attività sui rifiuti, che invece è un pezzo di grande innovazione che si può compiere in questi territori, in molti di questi territori, e anche l'impresa creativa e culturale manca completamente, che invece è sostanzialmente, storicamente, un grosso pezzo dell'innovazione sociale delle cooperative di questi territori. Resta appunto il problema nel riferimento del quadro normativo della multifunzionalità. Queste sono delle imprese che a pieno titolo hanno più codice Ateco e avrebbero pienamente bisogno di risolverli questi più codice Ateco, anche banalmente perché sono piccole realtà dove i profitti sono profitti non solo indirizzati alla comunità, ma anche profitti reindirizzati a soci lavoratori abitanti, e andrebbe forse anche vincolato questo,
perché non solo la sede legale ma anche chi ci lavora dovrebbe essere vincolato a quel territorio. In alcune cooperative di comunità che seguono leggi regionali, gli abitanti e residenti vivono nei centri maggiori e lavorano soltanto per quella cooperativa di comunità, e questo va assolutamente a falsare il tentativo iniziale della norma, quello per esempio di riabitare, no? Di lavorare sul riabitare. Chiudo a due minuti, quindi penso sia molto importante provare a dare una grande innovazione su cercare di risolvere la multiplicità dei codici, un codice ateco unico, che è il problema della cooperazione di comunità in area vasta originaria. Se fosse possibile sarebbe veramente una grande innovazione per questo tipo di impresa sociale di comunità, anche banalmente ve lo dico, laddove oggi hanno più codice ateco, hanno più cooperative di comunità che svolgono svolte dagli stessi soggetti, perché se fai un'attività agricola non puoi non accedere al PSR e quindi non puoi non avere quel tipo di profilo. Se sei una cooperativa sociale di comunità dovresti poter essere entrambe le cose, essere multifunzionale come cercano di essere, contro oggi però il quadro normativo d'impresa, quindi questo è il primus che andrebbe risolto. Il discorso della democraticità è molto ben affrontato, quindi siamo assolutamente d'accordo. Anche il discorso delle startup innovative, che è un altro fronte su cui l'innovazione si scontra, dovrebbe essere riconosciuta anche qua. Mi rendo conto che sono settori diversi, che viaggiano su binari diversi, ma invece per chi fa impresa è fondamentale accedere alla stessa tipologia di vari fondi, perché di fatto sono startup creative e innovative, anche se non sempre digitali. E in ultimo, appunto, andare a lavorare sull'idea di un contratto di lavoro specifico, perché nell'impresa sociale di comunità come oggi è in atto, che ripeto sono spesso dei corpi intermedi che hanno una natura diversa da quella del terzo settore, hanno fatto il salto nell'impresa sociale, quindi non sono più pienamente e esclusivamente no profit, ma producono valore economico a pieno titolo e producono lavoro non nel terzo settore, e manca un riferimento di contratto di lavoro, perché a volte i lavoratori di queste tipologie di impresa, che ripeto noi le conosciamo in forma di cooperativa e riteniamo che la forma di cooperativa sia espressamente forse la più indicata, quindi bene che ci siano degli emendamenti propri su questa forma, che è sua specifica, una storia e anche una storia normativa che non sta a me andare a ripetere, ci sono soggetti accreditati che hanno già parlato prima di me, ma sicuramente serve riconoscere un contratto di lavoro che sia di aiuto e di sostegno, così come è stato per la cooperativa sociale al tempo e ha veramente permesso di produrre lavoro per soggetti svantaggiati. Oggi è importante permettere un contratto che produca lavoro in ambiti svantaggiati, dove il lavoro a volte è lavoro stagionale, dove è lavoro precario, dove i termini di lavoro sono diversi, dove chi lavora ogni tanto ha funzione di volontario, ogni tanto ha funzione di lavoratore e fa diverse funzioni, mansioni. Quindi è molto importante, mi rendo conto, è molto sfidante, ma è veramente l'innovazione di cui serve. E chiudo dicendo appunto semplicemente che bisogna mantenere questa specificità dell'area vasta e dell'area critica a spopolamento, perché sono veramente dei piccoli laboratori a specifico sociale, quindi hanno bisogno di una norma che oggi col soggetto SNAI e il soggetto piccoli comuni permette di avere. Vi invito a non snaturare questa specifico sociale e ambientale dei piccoli comuni e dell'area vasta, perché veramente hanno delle regole e hanno bisogno di norme specifiche che non possono valere per tutto il paese e per tutti i contesti economici e sociali. Grazie dell'attenzione, manderemo una memoria anche noi a breve alla Commissione. Grazie alla dottoressa Bonfanti, non ci sono altre audizioni, non so se chi è collegato o presente vuol fare domande. Prego il relatore una domanda, grazie. Sì, grazie Presidente, io volevo ringraziare tutti gli auditi, una parte degli auditi, in particolare l'Alleanza delle Cooperative, hanno partecipato attivamente anche alla scrittura e riscrittura della proposta di legge, quindi sono state parti attive. Ma ci sono alcuni aspetti che vorrei approfondire, soprattutto sulla parte della fiscalità, però chiedo al Presidente, alcuni l'hanno già detto, quindi chiedo agli auditi,
se è possibile che tutti producano sia un documento, insomma, dove sono espresse le considerazioni che hanno espresso anche adesso in audizione, sia le proposte di intervento puntuali sulla proposta di legge. E poi, insomma, avrò modo di contattarli personalmente, con alcuni il rapporto c'è tuttora. Comunque ringrazio nuovamente gli auditi. Bene, grazie a tutti. Davvero un'utile discussione e molti spunti. Grazie per la disponibilità. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente, arrivederci. Grazie Presidente, buonasera, arrivederci. Buonasera. Arrivederci.